Salve, sono a Foggia, è il 26 ottobre del 2012 e sono circa le ore 17:30. Mi trovo all'interno del Parco dell'Icona Vetere, seppure chiuso e recintato, sono dovuto entrare perché c'è un problema. Questo parco già da alcuni mesi, da parecchi mesi, è sotto l'attenzione dell'opinione pubblica perché è un parco ormai relegato all'incuria, all'abbandono, nel totale degrado e perché un po' di tempo fa fu oggetto di un atto sacrilego all'interno della sagrestia della chiesetta che state vedendo qui nelle immagini. Il problema oggi che vi voglio sottoporre, che voglio denunciare è questo, vedete? Una costruzione in legno abusiva all'interno del parco. Una costruzione che mi è stata segnalata da alcuni residenti che mi hanno chiamato e che mi hanno chiesto appunto di venire qui a filmare questo increscioso problema, questo grave problema. Vedete? Forse questo è oggetto di giochi di bambini, ma no, non saprei. Il fatto sta che in questo parco ormai tutto è permesso. Stamattina, da quanto mi dicono alcuni residenti che non vogliono essere intervistati pubblicamente, mi hanno detto che è giunta una volante della Polizia Municipale, la quale ha preso atto di questo problema e che credo abbia riportato nei suoi atti ufficiali. Vedete, c'è di tutto. Insomma, stavo dicendo, una volante della Polizia Municipale. La domanda che vorrei porre oggi e per sempre, fino a quando non si risolve questo problema, all'assessore alla Polizia Municipale, dottor Arcuri, è appunto che cosa farà per eliminare questo scempio e per evitare che questo parco venga ancora deturpato. E nello stesso tempo voglio chiedere all'amministrazione comunale se questo parco veramente un giorno potrà essere rivissuto da tutti noi foggiani e restituito alla collettività. Vedete la costruzione? Francamente penso che sia opera di ragazzi che giocano, anche se insomma una bella opera fatta discretamente. Ma non possiamo tollerare queste azioni, a maggior ragione in un parco chiuso, in una zona storica di Foggia, in un parco dove appunto si conservano mura centenarie e c'è una chiesa. Ma il parco non riserva solo questa costruzione abusiva. Forse per gioco, forse per altro, lo appureranno le autorità competenti, ma conserva immondizia, sporcizia, incuria, degrado. E fermiamoci qua, vedete? Così come l'abbiamo lasciata qualche mese fa, la ritroviamo peggiorata. Non uguale, il che è molto grave. Sicuramente questo fosso è stato aperto per poter prelevare il materiale per costruire quella casetta abusiva. E la cosa fa arrabbiare, indignare ancora di più il popolo foggiano, i residenti che vorrebbero godere di questo spazio. Vedete nelle immagini appunto le vecchie mura del convento che una volta qui esisteva nel parco dell'Icona Vetere. Un parco, come già detto, abbandonato, un parco ormai alla mercé di tutti e che purtroppo è contenitore di rifiuti. Infatti vedete, ci sono rifiuti di ogni genere e questo lo dissi già nel precedente filmato, quando fu
aperta da vandali la sagrestia. Vedete? Immondizia di ogni genere, sporcizia. Insomma, un parco abbandonato, un parco relegato alla mercé dei vandali e di tante altre cose che, insomma, farebbero rabbrividire e accapponare la pelle. Nelle immagini state vedendo la chiesetta che qualche tempo fa, come ho già detto, è stata oggetto di vandali ed è stato compiuto un atto sacrilego all'interno della sagrestia, appunto rompendo ed entrando all'interno di questa chiesetta. Ed è rimasto tutto come prima. Purtroppo, devo dire che è rimasto tutto come prima. Spero che l'appello giunga alle istituzioni, alle autorità competenti e che provvedano al più presto per ripristinare questo parco e principalmente perché la cosa più urgente è di rimuovere quell'edificio, quella casetta fatta in legno, quella casetta abusiva. Nico Baratta da Foggia per newsgargano.com. Arrivederci.